Ciao a tutti da Max Nova, questa volta senza intro del gioco che ho lasciato per sbaglio nell'ultimo video, ma beh, non, alla fine non l'ho tolta, nel senso non fa male. Sono sul percorso 14, però ancora tra le staccionate del 13, rimetto al primo posto Sub-Zero. Come si può vedere, sono passato al centro Pokémon un attimo tra un video e l'altro perché, beh, per ovvi motivi, altrimenti qua la tortura prima di Fucsiapoli non finisce più e... Comunque stavolta sono preparato, mi sono preso qualche strumentino giusto per evitare che mi vadano giù tutti quanti i membri della squadra. Ho anche rimesso le animazioni della lotta perché, beh dai, che tristezza fare le lotte senza animazioni, già qui ce ne sono poche. Dopo sarebbe anche peggio. Ok, PG8 mi ha risparmiato sia le turbosabbie che gli attacchi rapidi, molto bene, lui ha anche un Firo e direi che in un giro di un paio di geloraggi è giù. Ah, sono anche pieno imbullonato di elisir e eteri, quindi se finisco i PP nessun problema. Quello che però è un problema è il fatto che quando nei colpi a combo viene incroccato un brutto colpo, anche tutti i successivi sono brutti colpi e questo è un problema. Comunque, ah, dopo questa lotta lo faccio vedere. Sì, è una buona cosa. Forza, forza, forza. Via, avicoltore, via, 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 via. Ok, alla fine ho catturato anche Ditto sul percorso 13. Eccolo lì. È carino da usare, divertente, però è viabile solo tramite trasformazione. E quindi questo significa avere, una volta trasformati, solamente 5 pp per ogni mossa del Pokémon in cui ci si trasforma. Non è il massimo, però, beh, se lo si sa usare è divertente. Poi ovviamente nei giochi successivi è molto più viabile. Ora avrei bisogno che Sub-Zero mi cacci giù un bel po' di One Hit KO. Io potenzialmente potrei già farle evolvere, tanto comunque tutte le mosse che gli devo mettere le impara artificialmente, per così dire. Però non lo faccio ancora, almeno a Fucsiapoli, ora come ora ci arriverei così. Poi vediamo. Qui c'è adesso un altro Firo. Allora, beh, si può anche fare un po' alla vecchia maniera, dentro Zeitgeist e poi giù un fulmine, anche perché, beh, vorrei dargli un po' più di spazio visto che a quanto pare Zeitgeist sta piacendo. Comunque, ok, 35, buono così. No, e poi più che altro perché non vorrei tenere in vita Sub-Zero. Allora, ho qualche cosa, anche una ricarica totale, non mi interessa. Iperpozione, ce l'ho la super? No, ok, va bene. Uso l'iper, chi se ne frega. Nessun problema. Faccio il riccone. Allora, gli strumenti qua li ho già presi. Qui cosa dice? Percorso 14, Fucsiapoli a ovest. Giustamente. Allora, a proposito di percorso 14 e di Fucsiapoli a ovest, un momento. Ok, stavo ragionando sul cosa mi trovo contro perché adesso c'è Centaurazzo e poi sotto un altro avicoltore, quindi veleno e volante saranno i Pokémon in quest'ordine. Poi, cosa si trova sul percorso 14? In quello spazio erboso a sinistra, in alto, si trovano Oddish, Gloom, PG, PG8, Venonat e Ditto. Ditto tra l'altro con una percentuale di incontro maggiore rispetto a che il percorso 13, sale dal 5 al ben 15%, quindi potenzialmente sarebbe più semplice da catturare qui. C'è dell'altro, ovviamente non sto a dirlo tutte le volte, ma dove qui si trovano Oddish e Gloom, ovviamente su blu si trovano Bellsprout e Weeping Bell. Bene, Pendulum si fa un bel livello 36, Umak! Allora, no, 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 non esiste. Sì, avrei dovuto mandare Lawndigger, ma qua vado per la kill pesante senza mezze misure perché non voglio rischiare. Non mi fa tanto paura fango, smog, cose, qualunque mossa possa avere scudo acido, veleno gas. A me il veleno adesso, gli status negativi sono l'ultima cosa che voglio vedere. Ok, avicoltore numero 2. Hai mai sentito dei Pokémon leggendari? Beh, sì, suppongo che tu ti riferisca anche, soprattutto, a quelli volanti.
Però ovviamente ogni cosa a suo tempo. Un Farfetch'd. Questo danza spada. Questo è sicuramente danza spada. Però per me sarebbe meglio che non attacchi, quindi. Oh no. Vabbè, furia senza danza spada, meglio. Va bene lo stesso. Salvo che adesso hanno in brocca 5 hit, ecco appunto 4. Ok. Bolla, perché doppia sberla, ok, ma può fallire. Aia, questo è brutto perché ora lui può fare tanti bei brutti colpi. Fermati. Ok. Poteva andare peggio. Alla fine sarebbe stato meglio un secondo geloraggio. Però vabbè, livellando, livellando, alla fine le difese ci mettono su. Ok. In teoria mancherebbero pochi allenatori, se non fosse che. Ok. Ma ne mancano appunto ancora un po' in quell'anfratto di sinistra. Uno Spearow, ok. E ti becchi del geloraggio nei denti. Gli Spearow non sono mai un problema in una difesa di carta. Fearow dovrebbe averla anche lui di carta, in realtà tiene bene. Sarebbe anche bello che non riducesse la battaglia a una lotteria tirando continuamente furia, ma. Ok, finché ruggisce nessun problema, tanto uso attacchi speciali. Ok, adesso vedo un attimo cosa c'è su. Ok, niente, quindi toccherà Londigger. Mando Sub-Zero, però toccherà Londigger. In questo percorso non si trovano strumenti, giusto per specificarlo. Londigger tocca a te, anche perché ora Londigger comincia a essere un po' sotto al livello degli altri. I crit di azione sono veri, cioè, okay, a questi livelli sono fantastici, ok. Comunque nello scorso video si è visto come Londigger è forte forte, ma è veramente di carta dal lato difensivo, quindi cioè, con tre iperzane di urrata è andato giù. Io non switcho più perché non voglio rischiare il veleno. Costringo il mio avversario a giocare a schiaccia la talpa, ma non penso che ci riuscirà proprio mai nella vita, anche perché i Pokémon che li usa sono molto lenti. Molto, magari no, però insomma, abbastanza lenti. Oh, se fosse entrato quell'inibitore. Ma così non è. Su, tira fuori un ma. Niente. Niente, nessuna soddisfazione, niente Weezing, niente Mach, nulla di nulla, peccato. Manco a voler dire posso fare tanti punti esperienza. No. Ok. Comunque Poliwhirl, o meglio Sub-Zero, potenzialmente può già imparare sottomissione, ma beh, non gliela insegno subito perché non prenderebbe il same type attack bonus, quindi nulla da fare, aspetto di evolverlo anche. Ultimi due allenatori del percorso 14. Hanno tutti dei Koffing? Beh, meglio per me. Oh no, sono zero davanti. Ok, allora dentro Londigger spero che non spari il veleno gas o autodistruzione, non lo so. C'è impressione quando switch. E vabbè, bene. È sempre brutto colpo. E allora le abitudini sono dure a morire. Ok. Grimer. E fa nulla perché vabbè, ci riprova sempre a inibire, ma ok. E lentone numero 2, però stavolta sono furbo, metto Londigger subito davanti. Ah, ha fatto il 34. Beh, allora Dancer è rimasto indietro. Male, 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 molto male. Malissimo. Anche perché ora livellare Undancer si fa
una cosa abbastanza problematica. Forse problematica fino a un certo punto. Dipende da come è messo il Pokédex, perché vorrei fare una cosa abbastanza particolare. Però controllo subito dopo la lotta. Forse qualcuno ha già intuito di cosa si tratta, ma sarà poi più divertente da fare che da spiegare o spoilerare. Ok, dentro di fossa e via. Ok, fine degli allenatori sul percorso e a questo punto in teoria il percorso 15 comincia qui. Anzi, esattamente qui dove mi trovo adesso, perché beh, map, beh, lo posso far vedere, tanto c'è un po' di tempo che avanza. Questo è il percorso 15. E questo è il percorso 14. A proposito, potrei cominciare il 15 facendo direttamente così, perché c'è uno strumento e solo uno. Quindi taglio, vado oltre. Da questa. Oh, c'è un'allenatrice, ok. Buono così che sono stato attento. MT20, non la sto ad aprire, contiene Ira, che non è assolutamente buona come mossa. Allora, io quasi quasi, intanto che sono qui, potrei fare già questa allenatrice, così dopo, prossima parte, sono tutti lì in fila. Rimetto Sub-Zero al primo posto, vedo che cos'ha e poi, boh, spero in bene, perché potrebbe essere lei quella che ha un Clefairy con metronomo? Spero di no. Ok, ha un Clefairy, mi ricordavo bene, sì, ha un Clefairy con metronomo. Oh, perfetto, fantastico. Voglio vedere il danno di doppia sberla perché sono curioso. Ah beh, bel danno, wow. Ora però entra, grazie. No, ok. Completamente worthless. Allora, ipnosi di nuovo. Oh no. Eccolo che comincia. Aia. Questa roba fa male. Perfetto! Ha beccato il numero minimo. Allora, seconda è una mossa strana perché è tipo ombra notturna e movimento sismico, ma funziona così. Il danno va da 1 al numero del livello, quindi beh, mi ha fatto un solo danno. Ho avuto praticamente una possibilità su 33 di. Beh, l'ho presa. Che fortuna. Allora, strumenti. Io butto un Elisir Sub-Zero e vado di geloraggi. Forse il danno non basterà, però beh, posso metterci tutto il tempo che voglio, tanto comunque il video finirà dopo questo scontro. Che bello, non missare nemmeno un colpo. Cioè, e dire che comunque ha usato minimizzatore, quindi. Ok, fantastico. Perfetto. E niente scambi per te, tizia. Ora, quindi, qui all'inizio del percorso 15, io vi saluto. Appuntamento alla prossima e ultima parte con tutti questi giri di allenamento strani. E finalmente arriverò a Fuxiapoli e ho 50 Pokémon presi contati nel Pokédex. Finalmente, così potrò fare quella cosa che tanto, insomma, mi tengo lì nascosta. No, in realtà lo dico subito. C'è nel varco per Fuxiapoli un assistente del professor Oak che dà il condividi esperienza. E qui il condividi esperienza funziona in un modo veramente, veramente strano. E quasi quasi lo uso. Tanto comunque porto sempre con me i 6 Pokémon senza mai cambiarli. Perché hanno già tra di loro tutte le varie MN ben distribuite. Quindi, bye bye a tutti.